Bonus spesa 2023. Facciamo un confronto con il bonus luce e gas che conoscono tutti. Che cosa succede col bonus luce e gas? Fai il modello ESE, ti trovi poi il bonus direttamente in bolletta. La differenza chiaramente la paghi tu. Cosa succede? La fattura invece di essere piena è una fattura con uno sconto. Quello sconto è il bonus luce e gas. Nel bonus spesa 2023, mesi di ottobre, novembre e dicembre, sono i tre mesi in cui ci saranno i bonus, tu andando a fare la spesa, acquistando i prodotti contenuti all'interno del paniere dei prodotti agevolati, otterrai lo sconto. Quello sconto è il bonus, così come era lo sconto, il bonus su luce e gas. Quindi il prezzo ridotto è il bonus che tu troverai e tutti quanti troveranno semplicemente andando a fare la spesa. Il 10 settembre conosceremo il paniere dei prodotti agevolati e io ve lo comunicherò. Quindi semplicemente una volta aver acquistato i prodotti contenuti all'interno del paniere otterrai lo sconto e lo sconto lo ottengono tutti senza domanda, senza ESE. È un accordo stipulato tra lo Stato italiano e la grande distribuzione. Per tutte le domande,